Ciao Grigliare Duro Crew! Oggi vi beccate la recensione del Broil King Crown 400. Oggi ci ritroviamo a parlare di un barbecue pellet perché ragazzi, quando Broil King entra in campo, noi dobbiamo provarlo per voi. Abbiamo preso il loro barbecue entry level per vedere se anche col pellet hanno rispettato i loro altissimi standard che ci hanno abituato col gas. Allora, innanzitutto apriamo sta bestia, perché ragazzi di bestia si parla, eh? Allora, ammazza! Cioè, guardate qui, griglia in ghisa, con alzagriglia in dotazione, pesa una tonnellata! Spettacolo! Questa è una roba che ti fa grigliare veramente seriamente. Allora, abbiamo misurato e siamo 64-44 circa come dimensioni, quindi 15 persone te le apparecchi, che è un piacere. In più c'è un comodo piano griglia per abbottonare ulteriormente il tuo barbecue e farti una grigliata spettacolare. Oltretutto possiamo dare per scontato che per grigliate più soft possiamo tranquillamente posizionare in questa zona il nostro cibo, perché chiaramente il calore in questa zona dovrebbe essere un po' più lieve. Allora, come funziona il barbecue pellet? Beh ragazzi, il barbecue pellet è la comodità fatta barbecue, perché io semplicemente da questo display, che ora non accendo perché vedi siamo al chiuso, ma è molto semplice, avrò la temperatura della camera di cottura e potrò controllare gli alimenti grazie a queste due sonde in dotazione. Le sonde entrano tranquillamente da qui e raggiungono tutto lo spazio del barbecue che vi serve. Oltretutto, super comodo, già vi dà eventualmente delle temperature del barbecue preimpostate, per esempio per pollo o bistecca. Come funziona un barbecue pellet? Il barbecue pellet funziona come una stufa, però ragazzi, io adesso lo ripeterò in ogni video, non dovete tritare i mobili della nonna per farvi pellet, servono quelli alimentari. Quindi, grazie a una tramoggia che tirerà dentro a mano il pellet necessario che inserirò qui dentro, e tra l'altro bello spazioso, ci stanno secondo me tranquillamente un sacco da 5 kg, forse qualcosa di più. Il pellet entrerà nel bruciatore, che quindi andrà a propagare il calore all'interno della camera di cottura. Ed è qui che viene il bello, perché Broil King mi fa sempre ammazzare quando fa le robe, le fa non serie, di più. Allora, innanzitutto smontiamo sti pezzi. Tra l'altro, come vedete, comodissimi per intervenire all'interno della camera, e andiamo a capire come funziona questo barbecue. Allora, innanzitutto, il calore arrivando da qui, diversamente dagli altri barbecue a pellet, possiamo notare subito che investe direttamente la carne con la temperatura da noi indicata. Questo, la prima cosa che mi fa pensare, è che mi posso fare delle bistecche da paura, perché potendo arrivare fino a 315 gradi, io qua ottengo una maillard di quelle proprio scrocchiarelle come piacciono a me, e voi lo sapete che io la voglio violenta. Quindi questo già mi fa ben pensare. Vediamo un po'. Wow, ma questo si smonta tutto. Quindi io posso intervenire serenamente all'interno della camera di cottura. Qua chiaramente vengono raccolti i succhi all'interno di questo buco, e questo, se si sporca, che succede? Pam! Viene via tutto. Ok ragazzi, questo si smonta completamente. Quindi cosa succederà qui? Qua sotto è dove c'è il bruciatore. Ok, quindi lì dentro è dove si raccoglierà la cenere prodotta dal pellet bruciato. Quindi io qua semplicemente andrò ad agire su queste alette in modo che la cenere cada nel cestello posteriore, l'ho visto prima, e io qua riesco a pulire con un aspirapolvere tutta la cenere in eccesso. È importante pulirlo almeno una volta al mese se lo usate spesso, perché sennò la cenere, insomma, non è comoda per le nostre cotture. Qua, ma si smonta pure questo, Daniel, qua proprio... Lo puoi mettere in lavastoviglie sto barbecue. Perfetto, ma quindi quel tubo dove finisce? Andiamo a vedere un po'. Allora, ho un po' paura ad aprire, perché in effetti il problema dei barbecue a pellet è proprio dove vengono raccolti i succhi, ed è a volte difficile da pulire, per cui vediamo qua cosa succede. Ah, vedi? Qua è dove si raccoglie. Tu c'hai questo che te lo pulisci e dentro c'è una vaschetta, quindi niente secchiello per i cani come ho visto in altri pellet. Molto bene,
direi molto bene. Andando adesso ad analizzare quello che veramente interessa a noi griller, devo dire che sono anche stavolta piacevolmente sorpreso, perché pur trattandosi di un entry level, allora abbiamo una struttura di 1,5 mm di acciaio che è resistentissima. Spazio di cottura ne abbiamo già parlato, come vedete è veramente importante. Oltretutto si può fare una doppia configurazione di cottura, perché come dicevo il calore investirà direttamente la carne arrivando da lì sotto dove vi indicavo prima, ma io grazie a degli accessori che fornisce la Broil King posso addirittura bloccare quel calore per fare una vera cottura in diretta, potendo scegliere se magari bloccarlo in una sola zona per avere questa zona di cottura in diretta e in questa invece fare investire direttamente le mie pietanze per avere la mia bella crosticina. Per cui direi una situazione ottimale anche in questo caso, che è una di quelle cose che effettivamente meno ci convincevano in generale dei barbecue a pellet. Anche il controllo della temperatura è molto semplice, come dicevamo prima il display è veramente grosso e in più lo potete collegare all'app del vostro telefono e quindi comodamente sul divano con la vostra birretta potete controllare il vostro pulled pork senza stressarvi. E a proposito di birretta, ma che te lo dico a fa? Quindi, perché comprarti sto barbecue a pellet? Beh, innanzitutto perché, ragazzi, Broil King, pur essendo un entry level, devo dire che qua ha fatto un ottimo lavoro. Perché il pellet ti fa grigliare sereno e grazie al doppio sistema di cottura ti puoi fare anche le tue belle bistecche, cosa non da poco. E a proposito di poco, perché ragazzi costa poco, perché essendo il modello entry level veramente ha un prezzo assolutamente accessibile. Per non parlare in effetti del sistema di pulizia che ti permette veramente di pulirlo a fondo molto facilmente, cosa che insomma non guasta visto quanto è sbattifarlo. Quindi da grigliare duro è tutto, se lo provate fatecemi sapere come vi trovate. Yeah!